testimonianza che un dovere. Un segno di cambiamento. Una promessa di civiltà. Affinché non esistano più discriminazioni e violenze sulle donne. Io ci sono. Io ci sono. Io ci sono. Io ci sono. E tu? Le donne provano la temperatura del ferro da stiro toccandolo. Brucia, ma non si bruciano. Respirano forte quando l'ostetrica dice non urli, non è mica la prima. Imparano a cantare piangendo, a suonare con un braccio che pesa come un macigno per la malattia, a sciare con le ossa rotte. Portano i figli in braccio, in certe traversate del deserto, dei mari sui barconi, delle città a piedi, su e giù per gli autobus. Le donne hanno più confidenza col dolore del corpo e dell'anima. È un compagno di vita. È un nemico tanto familiare da essere quasi amico. È una cosa che c'è e non c'è molto da discutere. Ci si vive, è normale. Strillare disperde energie. Lamentarsi non serve. Trasformarlo, invece, ecco cosa serve. Trasformare il dolore in forza. Ignorarlo. Domarlo. Metterlo da qualche parte perché lasci fiorire qualcosa. È una lezione antica. Una sapienza muta e segreta. Ciascuno lo sa. Le femmine servono a fare i cuccioli? Dice il bambino seduto davanti alla TV, guardando un documentario sugli animali. Poi ripete. Lo sai, mamma, le femmine servono perché devono fare i cuccioli. I maschi da soli non li possono fare. Non c'è dubbio, i maschi da soli non possono. Però le femmine non servono solo a fare i cuccioli, penso di rispondere. Non dico niente, invece. Ci sono cose che non si spiegano con le parole. Lo capirà, lo vedrà, lo imparerà strada facendo. Certo, bisogna sempre ricominciare da capo. A ogni generazione di nuovo. Dimostrare, convincere. A cosa servono le femmine? Sembra proprio, nelle parole di un bambino, l'origine di tutte le questioni. Non sono sicura che a fare la stessa domanda a 100 adulti, uomini e donne, si otterrebbero risposte convincenti. Servono a fare più bella la vita. Mi ha risposto un amico credendo di dire cosa gradita, immagino sentendosi galante. Deve essere qui il cuore di tutto. Siamo proprio convinti che le femmine servano a qualcos'altro che a fare i cuccioli, a rendere piacevole l'esistenza altrui. E noi, le donne, dietro le parole e i gesti di ogni giorno, ne siamo davvero convinte in privato? Io rispondo di sì. Ma cosa siamo disposte a offrire, a sopportare, in cambio della possibilità che no, non serviamo solo a fare i cuccioli, né ad allietare le vite altrui, ma soprattutto perché, in fondo sentiamo, anche quando non lo diciamo, di doverlo dimostrare. Vorrei poter dire che se devi uscire alle 5 per un impegno improrogabile e alle 5 meno 10 la persona con cui dividi l'esistenza ti pone una questione epocale da cui dipende l'esito della tua giornata, della settimana e della vita, ecco, quella è una prova di forza, una forma sottile di violenza che si esercita nel celebre quesito «Dimostrami che cosa è più importante per te». Perché si sa che l'amore viene prima di tutto. Per le donne certamente è così. Perché se un uomo può dire «scusami» o «da fare» e dimenticarsi l'anniversario, la spesa, la festa di compleanno del bambino, la consegna a domicilio, una donna no, non può farlo. O meglio, può, ma paga un prezzo. È normale, no? È nella natura delle cose. Vorrei poter dire che è violenza telefonare 8 volte durante un consiglio di amministrazione per chiedere in quale cassetto si trova il termometro, ma non posso farlo, naturalmente, perché è violenza massacrare l'ex moglie, buttarla viva in un cassonetto, soffocare l'amante incinta di 9 mesi e seppellirla mentre respira ancora, dare un passaggio all'ex ragazza e farla violentare da 8 amici per 2 giorni, picchiare la moglie davanti ai figli in salotto coi divani bianchi e la mega TV con lo schermo al plasma, convincere che il suicidio sia il minore dei mali, bastonare perché hai messo i jeans, far saltare i denti perché ti avevo detto di stare a casa e non importa se dovevi andare in farmacia, ti ho detto che senza di me non esci. Segregare. Umiliare. Costringere. Esercitare la forza delle mani e non soltanto la brutalità delle parole. Sparare, certo.
soffocare col cuscino. Usare un corpo e sbarazzarsene, poi addormentarsi tranquilli. Tutti i fatti accaduti realmente, tutti episodi di cronaca degli ultimi giorni. C'è una gerarchia della violenza, è ovvio. Ci sono reati e ci sono soprusi. C'è un'abitudine, una tolleranza della violenza che è la cosa più spaventosa di tutte. Un'accettazione della fatalità, della sopraffazione che non ci vieta tuttavia di chiederci: ma come mai? Cosa è successo? Perché è possibile? Come mai chi muore non si ribella un anno, un mese, 10 giorni prima di morire? Si muore anche restando in vita. Ciascuno lo sa. E la domanda resta intatta. Giocavi alla luna, giocavi coi fiori, avevi l'età che non porta dolori, e il vento era un mago, la rugiada una dea, il bosco incantato di ogni tua idea. Nel bosco incantato di ogni tua idea. E venne l'inverno che uccide il colore, e un Babbo Natale parlava d'amore, e d'oro e d'argento splendevano i doni, ma gli occhi erano freddi e non erano buoni, ma gli occhi erano freddi e non erano buoni. Le tue spalle d'argento e di lana, di pelle e smeraldi, intrecciò una collana, e mentre incantata lo stavi a guardare, dai piedi ai capelli ti volle baciare. Dai piedi ai capelli ti volle baciare. E adesso che gli altri ti chiamano dea, l'incanto è svanito da ogni tua idea, ma ancora la luna vorresti narrare la storia di un fiore appassito a Natale, la storia di un fiore appassito a Natale. Hai visto Elettra? Sto per compiere 14 anni. Sono molto emozionata, sai? Pippo? Si può sapere perché mi guardi così? Tra un anno diventerò maggiorenne e ti saluterò. Funziona così, bello? Oh, dai, per favore, non fare il tenero, eh? Oh, mi pressi troppo. Possibile che io non ti abbia mai messo il nome in copertina? Provvederò subito. No, oltre al tuo, anche il mio. Lo so che è più bello il tuo. Ma sei un po' sbruffona però, eh? Pippo, ti ho messo lì sullo scaffale non perché voglio abbandonarti, ma perché sono grande ormai. Ho bisogno dei miei spazi, va bene? Comunque, ricordati il mio nome.
Lorenzo, diventerò il più grande calciatore di tutti i tempi, un fenomeno, il migliore. A volte mi chiedono perché io ti abbia dato questo nome, Elettra. Sei solo un diario in fondo. Ma perché quando mamma mi raccontava quelle storie antiche, io mi ricordo solo della storia di Elettra, del suo coraggio. E così ho scelto questo nome forte e l'ho dato a te. Perché mi piace raccontarti delle cose che non dico mai ai miei amici. Non che non ne abbia, ma non mi va di ammorbarli con i miei pensieri. Sì! Ho terminato un'altra volta la raccolta panini per primo e sono 3 anni consecutivi! Chiamami pure Bombers! Ti dirò che non ho dubbi. Da grande mi piacerebbe diventare un'avvocatessa, essere dalla parte della legge, difendere i più deboli. Aiuterò chi avrà bisogno. Comunque, la sala è verità. Mi stanno tutti sulle palle, Ippo. Tutti che mi dicono cosa fare, tutti che sono maestrini. Ma sai dove me le metto io le loro parole? Elettra, tutti dicevano che dopo i 18 anni sarebbe stato tutto diverso, invece è tutto uguale a prima. Ah, mi hanno invitato ad una festa stasera, ci andrò, altrimenti mi dicono che non ho mai voglia di divertirmi e che sono noiosa. Guarda, ti porterei con me, ma non posso mica fare la figura del cretino che parla con un ippopotamo. Mi sono messo tutto il profumo che c'è nella boccetta. Sono figo, vero? Stasera si baccaglia! Non puoi capire, è successo davvero, l'ho incontrato. Sì, è bellissimo, guarda, mi tremano le gambe solo a dirtelo. Abbiamo parlato un sacco. Sì, mi ha trattata bene. Ma dai, non ti ingelosire. Io non potrei sostituirti con nessuno al mondo. Cosa ti avevo detto? Ho conosciuto una ragazza davvero carina stasera, eh? No, non come tutte le altre tipe con cui sono stato prima. Lei era carina, sensibile, mi ascoltava davvero, sai? No, cosa stai pensando? Mica mi sono innamorato, ma ti pare? Ci siamo fidanzati. Sì, mi sembra tutto molto strano, ma è così. Sì, mi piace molto, a mamma non piace invece. Dice che non è il tipo adatto a me. Beh, non è così facile far felice mamma, eh. Ah, mi sono iscritta a giurisprudenza. Siamo già fidanzati da 4 anni. È assurdo, vero? Però Anna è proprio quella giusta. Non mi rompe mai. Mi lascia fare tutto quello che voglio. Lei pensa solo a quello schifo di laurea, come se dovesse salvare il mondo solo lei, mamma. Però io la amo anche per questo. E soprattutto per... Hai capito, vero? Beh, ora vado, che se no faccio tardi a calcetto. Erano un paio di giorni che non lo vedevo e non lo sentivo. E così, appena uscita da lavoro, mi arriva un suo messaggio. Pensavo volesse lasciarmi. E invece me lo ritrovo di sotto con gli amici in macchina che suonano il clacson. Mi ha chiesto di sposarlo. Romantico, no? Ippo, per me il matrimonio è una cazzata. L'ho fatto solo per fare stare zitti i miei e per far capire a tutti i maschi che Anna è soltanto mia. In studio tutti i maschi la guardano, ma ti pare? Questo matrimonio non è proprio come me lo aspettavo. Siamo sempre in casa, non usciamo mai. Faccio tutto io e lui non mi aiuta. Dice che sono la donna e che devo fare tutto. Dice che sono premurosa e attenta. Ma dai, sì, è un complimento, non pensare sempre a male tu. E quando usciamo andiamo allo stadio oppure al pub con i suoi amici. Oh, quando andiamo al pub non capisce mai le barzellette degli altri. Ma è proprio una stupida. Io glielo dico sempre in faccia, perché mi fa proprio vergognare. Magari a furia di dirglielo, lei capisce sta cazzo di barzellette, sta cretina. Dice che è contento che sono ingrassata. Così mi guarda solo lui e per strada non mi guarda nessuno. E che sono tutta sua. Mi viene a prendere spesso quando esco dallo studio e a volte guarda male i miei colleghi. Quanto mi ama, Elettra? Ma che cazzo è andata a lavorare a fare? Io gliel'ho detto sin dal principio, non basta che lavori io, chi è l'uomo in casa? Questa fa troppo la troia in giro, mi dà un fastidio, mi dà! Il mio telefono è senza credito da un mese. Dice che non ha senso che il mio telefono abbia il credito. E poi me lo controlla. Perché tanto c'è lui che chiama e può mandare messaggi e se serve che io chiami qualcuno posso usare il suo, in sua presenza. Meno male che vado in studio. Lì mi diverto, faccio il mio lavoro e sto bene. Almeno respiro un po' di serenità. Ma del telefono non l'ho detto a nessuno. Ma è assurdo!
L'unica volta che non sono andata a prenderla perché lavoravo è tornata tardi. E adesso io che cosa mangio? Eh? E poi che cazzo ho fatto? Si è scopata il capo? Mi ha picchiato anche stasera, sai, Elettra. Due schiaffi in faccia forti. No, no, non mi ha fatto niente. Mi ha già chiesto scusa, ha pianto. Sì, mi ha detto che mi ama e che non lo farà più. E anche io lo amo. Sono certa che quello che fa è dettato dal nervosismo, tutto qua. Pippo, questa non ha ancora capito di chi è. Lei è mia. E se continua a fare ancora un po' la stronza, la prossima volta le spacco tutti quanti i denti, così impara a stare zitta. Cosa? Pensi che io stia esagerando? Ma vattene a fa' culo pure tu. Lorenzo mi picchia sempre. Per come mi trucco, per come respiro, per come cammino, per come mi vesto, per tutto. Ah, ho lasciato il lavoro, così lui è contento. Dici che sta esagerando, eh? Lo penso anch'io. Ma ho paura. Tu non sei l'ultima. Ora si è inventata che io sono un uomo cattivo e mi ha denunciato. Ma no, non preoccuparti, ha già ritirato tutto. Sono bastate due scuse, un piagnisteo e un mazzo di fiori. Ma la prossima volta se ci prova io le spacco quella faccia così tanto che non avrà neanche più la forza di farlo. Perché lei, se è arrivata dove è arrivata, lo deve solo a me, quella stupida. Elettra, ora finalmente respiro. Sento la vita abbracciarmi di nuovo, mi sento di nuovo. Me ne sono andata, l'ho denunciato. E questa volta l'ho fatto per me. L'ho fatto anche per lui. Così imparerà a rispettare gli altri, forse, ma non mi interessa. Io adesso sono viva. Capisci, Elettra? Sono viva, respiro di nuovo. Ma per caso ti andrebbe di fare due passi fuori? C'è un sole così bello oggi. Dicevi, ma tu dove vuoi andare? Che non conosci il mondo, ti puoi fare solo male. Ancora troppe cose da imparare. Devi solamente stare zitta e ringraziare. Parlando mi dicevi, tutto questo e molto altro. Guardandomi ogni volta dall'alto verso il basso, perché non pensavi che avrei avuto un giorno il coraggio. Mi sembrava di restare ferma al punto di partenza, di non essere capace di bastare mai a me stessa, di non avere una certezza, di non essere all'altezza. E invece pensa, nessuna conseguenza di te so stare senza. Non sei necessario alla mia sopravvivenza. Invece pensa, io non mi sono persa di quel che è stato questa, nessuna conseguenza. E ripetevi tutto questo con quell'aria da padrone, convincendomi a pensare che avevo torto e tu ragione. Ma lo sai alla fine che l'amore, se lo tieni chiuso a chiave, guarda altrove. Come se accontentarmi fosse la scelta migliore, come fosse troppo tardi, sempre per definizione. Come se l'unica soluzione fosse quella di restare. E invece pensa, nessuna conseguenza di te soffrire senza. Non sei necessario alla mia sopravvivenza. E invece pensa, io non mi sono persa di quel che è stato, resta nessuna conseguenza. Nessuna conseguenza di quel che è stato, non resta nessuna conseguenza. A te che mi dicevi, ma tu dove vuoi andare? Che non conosci il mondo, ti puoi fare solo male.
hai ancora troppe cose da imparare. Devi solamente stare zitto e ringraziare. E invece pensa, nessuna conseguenza di che so stare senza. Tu non sei necessario alla mia sopravvivenza. E invece pensa, perché mi sono persa di quel che è stato resta. Nessuna conseguenza. Che è stato non resta nessuna conseguenza.